Sembra un po' buio. Prego. Vediamo. Ci si crede ancora nel vostro sogno playoff? Beh, allora, se guardiamo le percentuali, credo che siano nettamente inferiori rispetto alla partita, a prima della partita Però dell'Europa i numeri League. Però è regalano tutto quest'anno. inalterato, nel senso come possibilità dipende molto dalla partita di domani. Nel senso che alla fine dei 90 minuti vedremo se ci sarà ancora una speranza nell'ultima partita o i sogni di gloria si chiudono. È chiaro che l'atteggiamento deve essere almeno opposto rispetto a quello messo in campo con la Pro Patria, quindi ci si aspetta almeno da quel punto di vista una squadra reattiva dal punto di vista mentale. Quindi ha Chiedo lavorato solo. su quello in settimana. Abbiamo lavorato sull'intensità, sulla voglia di andare in avanti ad aggredire, perché lì siamo rimasti un po' troppo passivi. Per cui al di là del fatto di essere ultra offensivi o un po' più bassi nell'aspettare l'avversario. Poi dopo in certe fasi bisogna avere la forza di andare ad aggredire in avanti. Ma io al suo cuore non si fida dell'Alessandri, cioè al di là è importante per noi, ma è altrettanto importante per Alessandri, e non mi fido anche della qualità di alcuni uomini che possono fare la differenza. Beh, mi fa piacere, significa che qualcosa di positivo questa squadra ha, al di là delle battute a vuoto. E significa che ci sono le potenzialità per poter fare qualcosa ancora, crederci ancora in un obiettivo prestigioso. È difficile, ma è nostro dovere crederci, è nostro dovere provare, anche se poi dopo a livello di formazione ci saranno alcune variazioni con spazio anche a chi ha giocato un po' meno e a qualche giovane da lanciare che nell'ultimo periodo, tipo Gerace, ha dimostrato di essere comunque in crescita, per cui qualche piccola variazione ci può essere da questo punto di vista, contando anche qualche problemino fisico che ha colpito Gazzi, Akamadou e anche Tentoni nell'ultimo spezzone di settimana. Questi Quindi tre non ci sono sono rinforzi. nessuno dei No, campi. sono in forte dubbio, per cui lì ci Grazie, sarà Akamadou, e Tentoni. Tentoni. Quindi anche lì ci sarà un Con po' lo spazio di da valutare. Gerace, Giura, Sì, svampate del esatto, lì Milan. soprattutto a livello difensivo vediamo un po' domani che risposte si hanno, se no ci sarà una piccola rivoluzione dal punto di vista degli uomini. Gatto che si Gatto aggrega è anche ristabilito, nel senso che fa parte del gruppo, chiaramente ha poco nelle gambe, però potrebbe essere anche impiegato 10 minuti, un quarto d'ora massimo, non credo Chiarello. di più. No, Chiarello ha un controllo strumentale lunedì, per cui poi dopo sapremo, però ormai al di là speriamo che tutto si sia riassorbito, ma non credo che anche nella migliore delle ipotesi che si possa continuare dopo la regular season, che possa darci una mano, la vedo molto dura. Aggiungerà quindi anche qualche ragazzo di stato Berretti ha finito il campionato portandosi di dietro, al di là di Gerace che però è un Berretti tra Sì, virgolette finto perché poi la ormai no, squadra. non lo consideriamo nemmeno più un Beretti. No, gli altri abbiamo dato l'opportunità loro di mettere minuti nelle gambe in un amichevole oggi con la formazione Beretti, proprio perché comunque al di là di tutto abbiamo dentro di noi, forse inconsciamente, ma anche consciamente, qualche piccola speranza ancora. E il sbarbato centrale non c'è Giura, Prestia, non c'è Gazzis. sì, abbiamo Giura Giura oppure sbarbato con Ostinone. Panizzi centrale, Agostinone con Giura, anche perché ho visto sbampato secondo me un po' in calo e quindi si può pensare anche a un Ah, turno di Panizzi sì. riposo. Mentre Gemignani no, Geminiani no, sta bene. E Giura comunque dal primo minuto è a disposizione. Sì, Ritorno per lui. esatto, anzi, In annuncio mezzo sono che tutti a posto. l'idea. Sì, sono In mezzo tutti centrocampo. disponibili, per cui c'è adesso maggior possibilità Davanti ne ha di tre. scegliere. Sì, Akamadou ha questa sofferenza anche lui a livello del pube,
che lo limita anche dopo l'allenamento. Ho parlato con lui e mi dice, insomma, ho parlato con lo staff medico e mi ha detto che lui si sente molto limitato, però ne ho altri tre. Corani invece a questo punto è reintegrato già, sì, cioè, sì, riportato dentro, può fare... Esatto, può sicuramente essere utile, magari non per l'intera partita, però se decidessi magari dall'inizio, per un tempo e passa, di sicuro lo può fare. Corretta, la classica. Esatto. De Luca imprescindibile, è possibile vedere due operati davanti? No, io credo che, allora, tutto è possibile, però... Si accavallano un po'. Però credo che per caratteristiche sia più facile vedere De Luca con altri, con uno dei due. Bellazzini così proprio non sta bene lui. Sì, 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 sta bene. Lì, secondo me, anche lui ha bisogno un po' di riposo, perché ultimamente, secondo me, è accusato dal punto di vista della sua qualità nell'espressione del suo gioco, un po' di stanchezza, per cui è presumibile, anzi, insomma, gli do un turno di riposo inizialmente, poi sicuramente ci darà una mano dentro durante la partita. L'ultima cosa, i tre